Ma quando mai sei andato, quando mai sei andato in una piazza tu? Quando mai hai fatto il mercato? Hai fatto sempre, spesa al mercato? Sempre, sempre. Te la facevi portare a casa? Ne sai tu, Luigi. Parliamo di Ilva. Come un sindaco non può fare niente? Io e te siamo tutti e due. Rispondi, candidati. Non sai rispondere. Perché siamo candidati? Non sa- ci sono pronto a qualsiasi rispondi, fallo ora il confronto. Fai il confronto ora davanti ai cittadini. Fallo ora, rispondi. Non spingere. Non spingere. Non spingere. Nessuno. Parliamo dell'Ilva. Come sarebbe a dire un sindaco non può chiudere l'Ilva? Luigi, rispondi, rispondi, se, rispondi, non sai cosa dire sull'Ilva, non sai cosa dire sull'Ilva, un sindaco che non sa cosa fare sull'Ilva, rispondi, rispondi sull'Ilva, rispondi, no, qui stiamo davanti a tutti, qui stiamo davanti a tutti, rispondi. Parliamo dell'Ilva, la vuoi aperta o chiusa? La vuoi aperta o chiusa? Rispondi, rispondi, non sai rispondere. I mitiricoltori, qui c'è un mitiricoltore, quando mai li hai incontrati? Quando mai hai incontrato i mitiricoltori? No, no, io ho incontrato. Quando mai? I mitiricoltori in questi giorni. Questi giorni è prima? La prima volta che sono candidato sindaco. Ah, ecco, però noi siamo abbandonati a noi stessi sul primo seno. Ma deve parlare tu, e ci sono 40 milioni di euro da spendere al primo seno. Ha ragione, ma io non ho mai amministrato. Hai amministrato 4 anni, hai amministrato 4 anni, hai amministrato 4 anni con Melucci. Tu scendi dalle nuvole, tu hai amministrato 4 anni e mezzo con Melucci. Parlare di qualsiasi la gente chiede di rispondi, abbi il coraggio, non spingere tu prima, non spingere. Non ti sta spingendo nessuno, non ti inventare niente. Allora, tu hai governato 4 anni e mezzo con l'amministrazione Melucci, avevi tua cugina assessore, avevi gli uomini nelle partecipate, avevi gli uomini nelle partecipate, avevi gli assessori in giunta, rispondi. Rispondi, non scappare. 4 anni e mezzo hai creato Melucci, tu sindaco. Hai amministrato. Tu chi sei? Tu chi sei? Tu hai governato con Melucci. Tu Derrico. Tu Derrico hai governato con Melucci. Benissimo. Questi sono sindaco, sono gli uomini che vogliono governare. Presidente di Infataras ha governato. Sei un pagliaccio, sì. Sarai querelami. Benissimo. Questo è Derrico. Gli uomini che governano con Musillo. Gli uomini che vogliono governare. Sei stato in maggioranza. Sei un giornalista. Sei stato in maggioranza. In questo momento cosa rappresenti? Il candidato sindaco o il giornalista? Il candidato sindaco abbatte. Vergognati. Il candidato sindaco abbatte. Rispondi, rispondi. Luigi, hai governato, Luigi, hai governato. Sei in una veste di incompatibilità. Nessuna incompatibilità, candidato e basta. Sei in una veste di candidato, certo. Praticamente non devi impedire che gli altri. Certo, non spingere, abbassa le mani tu. Rispondi, hai governato con Melucci 4 anni e mezzo, presidente di Infataras. Hai governato 4 anni e mezzo con Melucci e rispondi, sei responsabile del disastro Taranto con Melucci, avevi i tuoi uomini in giunta, nelle partecipazioni, sono un candidato, abbi il coraggio di rispondere davanti ai cittadini. Rispondi, vuoi rispondere? E chi ti sta dicendo lì? I dibattiti non li vuoi fare, non hai il coraggio di confrontarti. L'altra sera ti sei tirato indietro al dibattito. Tu sei un livello troppo alto. No, no, non sono né alto né. Forse sì. Tu non sai neanche cosa significa fare il sindaco. Tu stai prendendo per i fondelli la città. Tu hai ignorato Piazza Fadini, non sei mai stato a Piazza Fadini.